Diamo il buongiorno intanto al direttore Carlo Lazzotti. Buongiorno Carlo. Buongiorno Valentina, buongiorno Flavio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno Carlo, allora prima di chiederti qualsiasi commento su questa Roma, io devo fare per forza un augurio in realtà speciale a due amici speciali di questa emittente, soprattutto di Bruno che ci invita a dare il benvenuto a Gabriel che è nato il 17 gennaio, qualche giorno fa per la verità, però è un nuovo cuoricino pulsante e questo francamente ci piace perché è un angioletto nuovo che è arrivato tra di noi, ovviamente da Maurizio e Martina che salutiamo, salutiamo perché Maurizio è il miglior amico di Bruno, Bruno che ringraziamo e salutiamo anche lui. Quindi tanti auguri ai genitori e benvenuto a Gabriel, un cuoricino grandissimo per voi e salutano anche tutti dalla regia, vedete il dottoranto ovviamente qua. Bruno che vi salutano al canale 635 del Digitale Terrestre, è una famiglia piena d'amore, questo ci piace tanto e volevo condividerlo anche e con che te. Che sia Lupacchiotto, grande Bruno, grande Bruno. Assolutamente, grande Bruno. L'importante è che sorrida sempre e sia in salute e questo ci fa molto 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 piacere, quindi così volevamo riavviare il collegamento, detto ciò un altro sorriso lo facciamo anche per questa fantastica Roma, caro Carlo. Eh beh sì, perché insomma la partita di ieri è stata davvero importante per tutta una serie di motivi, al di là del fatto che comunque sia la Roma ha passato il turno di Coppa Italia e questo è un po' l'elemento principale, sì. Anche perché ha dato una risposta davvero potente, insomma a chi magari metteva in dubbio una certa sudditanza nei confronti della Juventus, sul fatto che questa Juve non fosse mai battibile da nessuno, sul fatto che fosse sempre più forte. Adesso magari qualcuno discuterà sul discorso che facciamo ieri, gli esterni non erano quelli titolari, le due punte non erano quelli titolari, poi però sono entrati in terza io niente, poi però la difesa era quella titolare, tanto storario vale quanto Buffon, che però era tornato rispetto al campionato non c'era, insomma alla fine è la Roma che ha battuto la Juventus, che ha battuto con pieno merito perché poi De Laurentiis ha fatto davvero una parata, quindi credo sia senso avuto il voto in portiere. La Roma è la volta, Carlo, spostati poco perché sennò ti sentiamo malissimo. È un peccato perderci il tuo commento, altrimenti. E adesso ripartiamo con le critiche ai gestori della sicuramente telefonia in Italia. Ripartirà la testa anche oggi, Carlo. Ci sei? No, non dico nulla. Ecco. Sappiamo già. Però ti sentiamo ancora peggio, quindi Riccardo insomma a riprendere il direttore e magari a rieffettuare il collegamento, proviamo al volo perché in genere poi quando le linee si mettono di traverso così, anche se poi recuperano il telefono ti recupera palline o lineette per il telefono che voi avete a disposizione quando dell'aggiornamento più che altro poi si mettono di traverso e non si recupera più. Sentiamo Carlo, mi sentite bene ora? Molto bene. Vai. Andiamo avanti allora. De Santis neanche una parata, dicevi praticamente. Neanche una parata, poi la Roma il gol l'aveva schierato già nel primo tempo con una conclusione di Francesco Totti al lato, ma soprattutto con due rasoiate di Maicon nell'area piccola che purtroppo non sono state sfruttate perché mancava magari uno come Mattia Destro in grado di andare a dare la zampata vincente. Poi il gol l'ha fatto con una contropiede meraviglioso, tra l'altro che è stato da un Pjanic che come è entrato in campo nell'ultimo quarto d'ora ha cambiato letteralmente la partita. Mi ha impresso proprio una svolta straordinaria, quindi anticipo meraviglioso sul difensore, fuga, palla a Strootman e poi Gervinho, insomma con quella sorta di... Sembrava un po' un avvitamento tipo capoeira, lui non è brasiliano, però l'ha ricordato un po' la danza, combattimento, insomma, brasiliana. O da karateka anche, da karateka. E magari a qualcuno è sfuggito invece l'esultanza di Strootman. No. Si è fermato sul tabellone perché ha crossato il pallone e non ha trovato di meglio di fare che stritolare il fotografo che aveva lì vicino che lo ha abbracciato e l'ha lasciato esanime proprio al suolo prima di scavalcare i tabelloni e andare ad abbracciare Gervinho. Ma è una scena meravigliosa perché Strootman guarda la porta, vede Gervinho che segna, improvvisamente prende questo fotografo, lo stritola, questo qui scade svenuto a terra. Tu l'hai vista dalla tribuna, l'hai vista? Ma ecco. No, io l'ho vista dalla televisione perché purtroppo ieri ero... E dove l'hanno passata? Sulla Rai c'è questa scena, si vede anche dalla Rai? Si vede. Si vede anche da Sky G24, insomma. È vero. Nel riepilogo della partita che fanno, se guardate in alto a sinistra nel teleschermo, insomma, si vede Strootman che prende bellissimo. Malcapitato fotografo. Non sono riuscito a capire se è un fotografo o un raccattapalle. Se è un raccattapalle, insomma, è il reato ancora maggiore perché poverino. Perché è piccolo. Ecco. Magari ha stroncato la carriera di un giovane calciatore della Roma, però è fantastico vedere questo. Sì, sono d'accordo. Poi, tra l'altro. Nelle azioni più importanti c'entra sempre. Ma vabbè, lui va sempre a far male alla squadra avversaria, va sempre in profondità e sa sempre come fare la cosa giusta. No, veramente è un giocatore sontuoso e tra l'altro sempre più in crescita e questo insomma anche ci fa sperare ancora meglio ogni partita che passa, anche se non so dove possa arrivare. Carino l'episodio che citavi, anche perché si vede che l'ha fatto di puro istinto, come fosse stato un compagno di squadra, poi la guardavamo per dire sei tu, vabbè ti lascio stare, e se n'è andato a rincorrere con gli altri Gervinho. Anche la mimica facciale, insomma, quel mascellone è sempre particolare. Hai un migliore in campo, Carlo, oppure il tuo commento è solo corale, solo tra virgolette ovviamente?
Vabbè, per quel quarto d'ora finale Milan e Pjanic, nel senso che ha impresso proprio una svolta alla partita, non che fosse una gara bloccata perché la Roma ci stava provando, però lo stesso Pjanic poi ha sfiorato il gol con un destro, un'altra rasoiata meravigliosa che è passata credo a 3 centimetri dal palo alla destra di Storari. Confermo. Si vede che è comunque un giocatore talmente importante quando è in forma, quando è in palla e quando soprattutto entra nel momento giusto, che rappresenta poi un crack per tutti quanti gli avversari. Per cui metto lui proprio per quello che ha significato il suo ingresso in campo per il gol della Roma e poi quei 15 minuti che sanciscono proprio il passaggio del turno. Ma tutta la Roma è stata superiore. Ieri Valentina abbiamo azzeccato il centrocampo con Nainggolan al primo minuto e proprio Pjanic escluso. Avete visto anche voi, cioè possono giocare Pirlo, Marchisio, Vidal, Pogba, eccetera, ma quando giocano De Rossi, Strootman e Nainggolan non ce n'è più nessuno, cioè nessuno passa il centrocampo della Roma. È vero. Ieri anche il Ninja ha recuperato 2 o 3 palloni in una maniera straordinaria. È un bel vedere davvero e dobbiamo interrogarci su come ha giocato la Juventus ieri davanti a questa proprio Roma. Su questo volevo interrogarti, Carlo, te l'aspettavi? Allora, poi a noi ci piace anche fare i numeri, no? All'inizio diciamo la Roma 4-3-3, la Juve 3-5-2, c'è una bella grafica sulla Gazzetta dello Sport che ci fa capire come la Roma abbia giocato con un baricentro molto alto, 61,8 metri, la Juventus 54,4, quindi alto, e poi va a vedere come hanno fatto densità i giocatori, quindi ridisegna il modulo delle due squadre. La Roma di fatto gioca con solamente due difensori, che sono i due centrali, una linea di 6 composta da sinistra a destra Torosidis, Strootman, Nainggolan, De Rossi, Florenzi e Maicon, e poi Totti dietro a Cervinio, una sorta di 2-6-2, questa è la linea. La Juventus invece 3 bloccati dietro, più avanti una linea di 6 composta dai 5 centrocampisti più Quagliarella, che è addirittura più indietro rispetto a Peruso, per capirci, poi Giovinco molto più avanti a cercare di raccogliere i lanci lunghi. Te l'aspettavi una Juventus così messa alle corde? Non può essere solamente una scelta. Sì, me l'aspettavo perché l'avevamo già vista allo Juventus Stadium, addirittura in casa a giocare in questo modo. E io credo che Conte sia riformato a quella che è un po' lo schema tattico, tutte quante le formazioni della Serie A quando incontrano la Roma, cioè tutti, e dico tutti, proprio tutti e 11 dietro la linea del pallone, in attesa di un errore eventuale della Roma a centrocampo per poter ripartire e fargli male. Adesso, andando a ben vedere, fino adesso non è mai successo, nel senso che quando la Roma ha perso 3-0 in finale, i gol della Juve sono venuti tutti su palle ferme, calci d'angolo oppure calcio di rigore, mai la Juve ha impensierito la Roma in contropiede, e d'altronde con una cintura appunto come De Rossi e Nainggolan, puoi pure fare i contropiedi che vuoi, ma tanto ti fermano prima. Sì. Se non ti fermano poi Bernardino Cassano, insomma ti fermano quei tre prima. Per cui è un schema un po' suicidio, perché in ogni caso la Roma alla fine la trova sempre, soltanto in 2 partite non l'ha mai trovata, quella contro il Cagliari soprattutto, l'ha trovata anche contro il Sassuolo, sono pareggiato, quindi diciamo soltanto contro il Cagliari la Roma non l'ha mai trovata via del gol per tutta quanta la gara contro una squadra arroccata, perché per il resto... Oltre ovviamente alla Juventus che... Ovviamente oltre alla Juventus, ma ripetiamo, non per essere andati in gol i bianconeri con dei contropiedi, ma per episodi che poi... un po' sfortunati, un po' disattenzione alla Roma, un po' palle ferme in cui la Roma è stata poco attenta, poi da rigore in poi insomma la partita cambia completamente. Però ecco, è difficile far contropiede alla Roma, e quindi credo che sia anche opportuno che d'ora in poi nel giro di tondo qualcuno prenda atto del fatto che rintanarsi in 11 nella propria metà campo aspettando l'errore dei giallorossi, con un centrocampo come De Rossi e Strootman e Nainggolan, l'errore non arriva mai, e soprattutto se anche dovesse arrivare poi tanto ti ferma dopo pochi mesi. Un po' di dichiarazioni, innanzitutto le non dichiarazioni di Buffon, che allo Stadium fa i complimenti alla Roma e dice gli aiutini sono una scusa per chi è secondo, per chi perde, eccetera eccetera, e poi invece ieri prende e se ne va arrabbiato con la terna per... Ma secondo me c'era giocato l'X al 90esimo, per cui era avvelenato per quello. Sì, e... proprio così. No ragazzi, io vorrei che vi ricassi a parte tutto. Poi io sono anche un po' stufo di questi... Sì, sono anche un po' stufo di questi personaggi che passano per essere i più corretti del mondo, più intergerrimi. Su alcuni poi magari chi è nell'ambiente sa tutto e di più. Altri poi hanno queste cadute di stile davvero inconcepibili, perché si può essere tutto, però almeno rispettare la vittoria dell'avversario, almeno a fine partita andare ad abbracciare quelli che hanno giocato, anche fosse soltanto Storari, il tuo compagno di squadra. Certo. È vero che tanto lo richiedi nello spogliatoio, però almeno dagli 5... a fine partita, perché comunque ha disputato una buona gara. Ecco, a me Buffon
anche e soprattutto per questi atteggiamenti non mi piace come persona. Teste bassissime peraltro per i giocatori della Juventus, ci sono delle foto visto nel post partita, e quindi magari sì, un gesto rincuorare, insomma, visto lo stile Juve è un qualche cosa che appartiene all'antichità, già negli anni 80 quando ne parlava ironicamente il presidente Iola, insomma, lo stile Juve era un po' Boniperti ancora, ma poca roba. Invece non si possono non fare complimenti a Daniele De Rossi, per quanto io per esempio su alcune dichiarazioni, poi è bello perché ti fa discutere, non sono d'accordo, ma un uomo in generale, un calciatore, che poi è una professione che in genere ti invita a fare delle dichiarazioni di facciata perché magari puoi vivere un pochettino meglio, invece non si tiene niente, no. E fa delle dichiarazioni che, cioè, è bello, mi piace avere, perché poi ci conforta nel momento in cui noi parliamo di aiutini ad altre squadre, ci dà, come dire, atto di una certa onestà intellettuale, perché le parole di De Rossi che dice dal campo non l'ho visto, fossi stato un giocatore nella squadra, fosse capitato a me e fosse capitato alla mia squadra, sarei andato a protestare perché la palla non sembrava fuori, e poi anche ti dice il suo pronostico sulla semifinale, dice io preferirei giocare col Napoli perché tre derby insomma sono, potrebbero non li essere reggo, non li reggo, ecco, di fatto, quindi bello, no? Solo viscere, sono dichiarazioni quanto state meravigliose e quanto state sincere da parte di Daniele, quindi anche io sposo la tesi di Daniele, perché soprattutto se la Roma dovesse battere il Napoli, ricordiamo che in semifinale è l'unico turno in questa Coppa Italia demenziale italiana, sì. È l'unico turno in cui c'è andata e ritorno, chissà che c'ha senso, poi vabbè, però. No vabbè, ci lasciamo perdere proprio su chi ha disegnato e ha costruito. Io direi che dovremmo dare a Matteo Renzi anche la formula della Coppa Italia, oltre che della nuova legge elettorale, così almeno eviteremo tutti questi disastri. Sì. E previsto il Napoli, perché la Roma allora, se passa il turno e va in finale, potrà dire davvero di aver superato tutte le squadre più forti del campionato, ovvero la Juventus e poi il Napoli, e magari trovarsela a giocare contro il Milan o contro la Fiorentina. Questa è una visione interessante, è una sfumatura che non avevamo calcolato, caro vero. Flavio, insomma, no? Ecco, ovviamente escludere quelle altre dalla qualità, ecco. Incontrare tutte, vale. Ecco, magari esatto. Vabbè, io metterei la firma adesso, lo dico qua, perché è ovvio, il sogno dello scudetto c'è stato, c'è ancora, magari in tanti. Io sulla la firma per un secondo posto in campionato che ti dà la Champions diretta senza dover passare per le forche caudine dei preliminari ad agosto, e per la vittoria della Coppa Italia con tanto di stella d'argento, prima squadra nel nostro paese a raggiungere 10 trionfi nella Coppa Nazionale, e sarebbe il coronamento di una stagione straordinaria per Di Garcia, e poi dall'anno prossimo si dà l'assalto allo scudetto in primis, ma anche poi alla Champions League, perché finalmente torna a sentire quella musichetta. Te la metteresti? Vediamo, no. Neanch'io. No, perché alla fine non riesco mai a firmare per una seconda posizione. Ah, poi merita di più questa squadra. Però ci sta, come ragionamento di come ci no, sta e sarebbe come una stagione fantastica. Merita di più, ragazzi, voi avete ragione che merita di più, assolutamente. Merita di più. Quest'anno, già quest'anno. Io vi dico che in prospettiva e in potenza sta già crescendo una squadra. Sì, come no. Per il futuro, niente, davvero niente male, anche l'arrivo di Bastos prelude a qualcosa di interessante. Nainggolan ha visto come si è integrato, e devo dire che ieri avete ragione su Torosidis, che io giocatore che adoro, perché ieri è sembrato giocare da sempre a sinistra, tra l'altro ha fatto un cross di sinistra al volo. Bellissimo. A un certo punto, sì. Spettacolare. Per cui, ecco, la Roma comincia ad avere una rosa con due giocatori per ogni ruolo, e tutti e due forti come quella della Juventus, perché ieri alzi la mano che si è accorto dell'assenza di Asamoah, di Rick Steiner, o magari che mancava Tevez, che Giovinco poi antipatico come pochi, esatto. Però comunque l'ha sostituito almeno lineamento. E esatto, la Roma ha aspettato esatto. Anche l'ingresso di Llorente per fare gol, quindi c'era una prima linea in più, cioè il gol è arrivato con Llorente esatto. In campo, quindi poi dite quello che volete. Siamo d'accordo, caro Carlo, continueremo a parlare della nostra Roma domani e parleremo anche ovviamente pian piano ogni giorno dei turni di Coppa Italia che si andranno a svolgere. Oggi sarà Milan-Udinese, domattina parleremo del tutto. Intanto buon lavoro ovviamente a te e a tutta la redazione, anche al Domani dello Sport, quindi, che è sempre comunque con noi, e grazie mille di essere stato. Grande abbraccio presente. A voi ragazzi. Abbraccio grande direttore. Grazie al direttore. Overtime.